Quella città era davvero speciale. Non succedeva mai niente, come nella vita di Checca. Studiava belle arti a Bari, faceva la pendolare. Aspettava che i giorni passassero fino a quando non sarebbero arrivati gli esami. E poi avrebbe aspettato la laurea, e poi un lavoro. E intanto sarebbe diventata già troppo vecchia per vedere il mondo come voleva fare. Prima dell'isola, quindi, Checca non era molto serena. Spesso andava in giro da sola per osservare la sua città e le persone che le stavano intorno. Più li osservava, e più si sentiva osservata e strana. Come da tradizione, in inverno i ragazzi si ritrovavano negli scantinati del centro storico presi in affitto con la comitiva. I locali. Bella, che bella, dai. Visto che c'è Peppe, volevo dirvi che io voglio andare via da qua e sto cercando già un'accademia che posso permettermi al di fuori di Altamura. Ma non avevi detto che a Bari andava bene lo stesso? Poi scusa, una vale l'altra, no? Quello che farai dipenderà solo da te. Alla fine è così. Bari, Roma, Milano, tutto mondo è paese. Ecco appunto, tutto mondo è paese. Vabbè, Ok, tieni. Prendo il tuo posto. Io devo andare, ho da fare, raga. Vabbè, ciao Checca. Buona serata. Anche a te. Ciao Checca. Oh, Edda, ma che carte mi hai dato? È l'apertura di una struttura turistica sui dinosauri. E ora un proclamo dell'ultimo minuto da parte del primo cittadino. Secondo le statistiche nazionali, la nostra città è tra le ultime per tasso di criminalità e violenza della nazione. Siamo ufficialmente in un'isola felice. Questo dato rileva tassi irrisori di furti, scippi, rapine e atti criminosi dal 1993, anno in cui la cittadinanza si è ribellata con delle manifestazioni anti-racket alla criminalità organizzata. Un bello schiaffo in faccia alla malavita. Guardami, è successo qualcosa? No, niente, solo alcune coincidenze. Ho trovato questo foglio a terra. E poi mi è arrivato un messaggio, naturalmente il numero è nascosto. Ma perché non me l'hai detto prima, scusa? Ora chiamo me negli altri, aspetta. No, aspetta, se sono loro stiamo al gioco. Ma Peppe è un po' strano in questi giorni. Sì, ho notato, secondo me perché. Sì, ok, se ne deve andare, ci tiene, però non si comporta di solito così con gli altri. Non lo so, è strano, è diverso. Prova a parlarci un po'. Niente, sto a Porta Matera. Ciao. Checca non badava alle impressioni, ma questa volta la stavano mettendo a dura prova. Tanto che da un po' di tempo non riusciva neanche a dormire bene.
Sì, sì, è come quando ti mangi la bajunas. Sì, sentiva come fosse in barca col mal di mare, navigando. Pronto? È per strada. Tu? Non mi va di uscire. Non mi va. Secondo te che vuol dire quel messaggio? Non lo so. Cosa significa non guardare oltre? Non lo so che significa. Senti, non sarà quello, sinceramente, che mi ferma. Io sono preoccupato per te. Che cos'è, uno scherzo, una minaccia? Non lo sappiamo. Ma preoccupato di che? Io sono preoccupato per te. E poi lo sai, mi dispiace che tu te ne voglia andare via. Senti, ti ripeto, non è un messaggio che mi blocca. Ha deciso che me ne devo andare perché non ce la faccio e me ne vado, punto e basta. Vabbè, andiamo, dai. E andiamo. Quindi, che fai stasera? Niente, che faccio stasera? Niente. E tu che fai? Resto con i miei, che devo fare? Solite cose. Vabbè. Vabbè. Oh, ragazzi. Io sto andando a casa, che domani è presto. Vabbè, se cambi idea, noi siamo al locale. Ciao. Ciao. Quella città non brillava sicuramente per il suo livello culturale. Però ci si viveva bene nel complesso. Questo non lo negava nemmeno Peppe. Questo ca capisci niente. Cioè, chi si cazzo da Cina, no? Gli facciano troppo complicati. Cioè, non è che sto ca capisci niente. Quando è fatto lì di cocot? E quando è buono spalle da cocot? E quando è la rosa? Sì, sì. Mi ma sei romio, c'ho mai truanna. Mi ma sei romio, c'ho mai truanna.